Senatrice Poretti. Grazie Presidente. Ma l'ironia della sorte vuole che l'articolo 5 reciti: l'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: i membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Dico l'ironia perché evidentemente chi nella commissione ha lavorato per arrivare a questo testo, poi forse per lo svolgersi e il susseguirsi degli eventi, ha deciso davvero di abbandonare anche questa parte qui, perché il dovere evidentemente è venuto meno ai sostenitori di questa riforma della Costituzione. Siamo una ventina in quest'Aula e certo non a noi radicali ci va rimproverato che fin dall'inizio avevamo cercato di sottolineare che non è così che si fa una riforma della Costituzione, non è così che si risponde alla richiesta che arriva dalla piazza di dimezzatevi lo stipendio, eliminatevi, fate qualsiasi cosa, perché evidentemente non era una maniera adeguata di rispondere alla necessità di riaprire un collegamento tra le istituzioni e la cosiddetta società civile, che evidentemente si continua a sfilacciare, ma per ben altri motivi, non perché sono troppi parlamentari o perché troppo pagati, ma evidentemente per il lavoro che non viene fatto o peggio ancora per quello che viene fatto. Fin dall'inizio appunto avevamo sollecitato il fatto che se si doveva riallacciare quel rapporto con la società civile forse si doveva iniziare dalla legge elettorale, dal ricreare il collegamento tra gli eletti e gli elettori. Ora è di nuovo argomento all'ordine del giorno dei giornali, soprattutto la riforma di una legge elettorale, ma anche da quel dibattito lì non se ne sa come se ne uscirà, ma di certo se se ne uscirà in qualche modo è solo per le convenienze dei partiti che decideranno se le preferenze o se altro, ma non certo per ripristinare un qualche collegamento tra gli eletti e gli elettori. Appunto, dico, l'ironia della sorte era quella che ci faceva discutere di questo articolo 5 e noi avevamo addirittura presentato emendamenti per cercare di raccordare e proporzionare ad esempio l'indennità in base ai lavori che i singoli parlamentari avrebbero potuto appunto destinare il loro tempo a seguire i lavori delle commissioni e dell'Aula e quindi ricevere una indennità proporzionata. Ma appunto, come dicevo, la sorta lascia decisamente quest'Aula vuota, un'Aula che ha visto questa riforma della Costituzione andare a organetto, con i tempi che si dilatavano e si ristringevano ancora una volta secondo solo ed esclusivamente delle esigenze mediatiche. Prima è stato rimproverato che ora si andrà di fretta, ma forse qualcuno non si è ricordato di non essersi scandalizzato quando a presiedere quest'Aula, in quel momento era il Presidente Schifani, e veniva dato neanche un minuto per illustrare gli emendamenti che parlavano del dimezzamento del numero dei senatori e dei parlamentari. Semplicemente quel minuto veniva dato solo perché c'erano i tempi dei telegiornali che stringevano e altrimenti la notizia non usciva in tempo per dire il Senato in qualche modo ha dimezzato i parlamentari. Ora che i telegiornali non ci seguono, siamo qui in 20, possiamo parlarci tranquillamente, sappiamo benissimo, come ieri è emerso e oggi ancora di più, che questa riforma evidentemente a nessuno interessa più di tanto e sappiamo bene appunto la finale del libro giallo che non andrà da nessuna parte questa riforma qui. Ora, sinceramente non siamo né sadici e né masochisti, quindi inutilmente illustreremo degli emendamenti in questa sessione e rimanderemo il nostro lavoro
di parlamentari e quindi di illustrare le ragioni che ce li hanno fatti presentare questi emendamenti in sede di dichiarazione di voto quando, immaginiamo domani, riprenderà una seduta forse un pochino più numerosa perché si voterà e quindi perché c'è anche la diaria di mezzo e in qualche modo quindi ci sarà anche una platea che forse, se vorrà, ascolterà le ragioni che ci hanno spinto a presentare gli emendamenti radicali a questa riforma della Costituzione. Grazie.